Si tratta di un'associazione culturale e scientifica che ha trovato i natali sull'onda di un'operatività che il nostro gruppo di lavoro, cioè la chirurgia vascolare del Santa Croce di Cuneo, da anni mette in campo. Noi ci occupiamo di prevenzione delle malattie vascolari, in modo particolare di prevenzione delle malattie vascolari arteriose periferiche, che purtroppo quando si manifestano, e si manifestano con una percentuale importante, diventano causa di gravissimi disturbi per i pazienti. Questo è un motivo che ci ha portati a voler alzare il livello di attenzione mediatica su questo tema, ma anche istituzionale, perché la gente non sa che in Piemonte si amputano più di 1000 pazienti all'anno. Quando dico amputano, intendo dire una perdita organica e funzionale di un arto inferiore a livello di coscia, a livello di gamba, a livello di piede, quindi sono diversi i livelli di perdita, ma è sempre una menomazione, è un lutto che cade, e quindi dicevo più di 1000 all'anno in Piemonte, più di 10.000 all'anno in Italia, più di 100 nella nostra realtà provinciale. E di questi più del 50% arrivano alla nostra osservazione tardivamente, mai visti prima, allora abbiamo ampi margini per intervenire. E come si possono prevenire queste amputazioni? Beh, facendo della prevenzione, facendo dei progetti che si sviluppino su varie tematiche. Uno, educazionale. Ti tocco toccati come associazione e con il gruppo di lavoro che io presiedo, si è data degli obiettivi educazionali con i licei della nostra realtà provinciale. Andremo a insegnare ai ragazzi ad ascoltare la pulsazione nel piede, l'autodiagnosi, che è il primo segno clinico del disturbo della circolazione. Il secondo livello è prevenzionale, come nell'esperienza quotidiana e con le case di riposo di tutto il circondario provinciale andremo in queste strutture a fare uno screening di quella che è la malattia vascolare periferica di questi pazienti. E un terzo livello, quello della ricerca. Con i medici di famiglia stiamo realizzando un progetto di ricerca clinico-epidemiologica per creare una sorta di carta del rischio del paziente ad alta potenzialità amputativa, per vedere di non arrivare a quello ma di aiutarlo con le terapie adeguate che oggi ci sono. Entriamo poi più nei particolari dell'autodiagnosi. Come la spiegherebbe ai cittadini? Sì, già negli anni 70-80 nelle donne si era alzato il livello educazionale insegnando a loro ad autopalparsi per scoprire il tumore del seno. Probabilmente non sono state molte le donne che si sono scoperte il tumore del seno, ma questo ha alzato tantissimo il livello di attenzione, ha fidelizzato moltissimo queste donne ad un problema serio che è quello oncologico della mammella. Bene, noi vogliamo fare lo stesso con il problema della malattia vascolare periferica. Mettendo la mano nel punto giusto sul piede noi possiamo far percepire la pulsazione, che quando questa non c'è è un segno di malattia, e a questo devono seguire una serie di altri sistemi di rilevazione, pensiamo al Doppler, all'ecodoppler, e poi interviene il medico di famiglia e anche lo specialista per aiutare a risolvere il problema clinico.